Difesa del suolo e irrigazione, questi i temi di una giornata di approfondimento voluta dal Consorzio di Bonifica in Val di Chiana, che ha visto la presenza dell'assessore all'agricoltura Stefania Saccardi e di quella all'ambiente Monia Monni. Prima tappa a Castiglion Fiorentino, dove il Consorzio è pronto a far decollare il progetto del distretto irriguo numero 8. È una giornata nel territorio per far capire agli assessori, alla regione, i reali bisogni di questo territorio. L'acqua è veramente indispensabile per poter sviluppare un'agricoltura del domani. Abbiamo la fortuna di avere la disponibilità della risorsa attraverso la diga di Monte d'Oglio. Occorre adesso correre con le progettazioni per poter recepire quei finanziamenti nazionali o del PNRR o di altre fonti che arrivano dall'Europa per poter portare l'acqua in questi territori. Ci sono delle difficoltà, oggi ne parleremo, anche le difficoltà dei consorzi toscani nel fare le progettazioni per trovare nuove sinergie istituzionali per raggiungere l'obiettivo, e l'obiettivo è l'acqua nei territori. Si prosegue dopo verso Cortona, obiettivo del consorzio è affrontare il tema acqua a 360 gradi con uno sguardo che si allarga all'intero comprensorio. Il consorzio ha proprio il compito di eseguire le progettazioni e poi eseguire le attività e i lavori, diciamo, e poi insieme invece dobbiamo cercare le risorse, e le risorse potremmo cercarle sui PNRR, le potremmo cercare sui fondi europei complessivamente, anche su fondi nazionali, la regione naturalmente farà la sua parte e cercheremo in questo modo di provare a migliorare la situazione di tante aziende agricole che sono su questo territorio e che non fanno solo produzioni di grande qualità, ma fanno un vero e proprio presidio dell'area e del territorio, che senza l'agricoltura, la frutticoltura, insomma, diciamo, le tante attività che in questa zona ci sono, fanno davvero una valorizzazione, conservazione e miglioramento del nostro territorio, se no sarebbe abbandonato. C'è poi un tavolo regionale aperto con il distretto florovivaistico e stiamo lavorando ovviamente per migliorare le loro prestazioni anche in termini di uso di fertilizzanti e di ammendanti, per abbandonare l'uso delle plastiche a favore materiali più sostenibili. Insomma, c'è un percorso in atto, una collaborazione molto stretta, e il settore sta lavorando insieme a noi in maniera molto attiva.